Ora qua di ceramita che si dedica all'agricoltura, sai, una passione che avete sempre Sì, avuto. da bambina, quando venivo con i miei genitori ad aiutare e mi è rimasta. Sto Cosa state facendo? passando lo zolfo perché se no lo prende la peronospora nelle viti di Qui siamo nella zona di Granaro. Granaro, È una bella zona per la coltivazione, per l'uva. sì, soltanto che adesso purtroppo i cinghiali distruggono tutto. Se non ci stiamo dietro, perché nonostante abbiamo recintato, lo stesso loro riescono A a passare. passare attraverso la rete. Scavano e passano. Ma E purtroppo. c'è un risveglio ultimamente dell'agricoltura o no? O vedete voi? Oddio, alcuni proprietari, anzi, non è che sono proprio del comune. Di fuori che hanno acquistato dei terreni, lo stanno valorizzando questa Ecco, in zona, qualche modo si sì, sta per cercando di lo valorizzare. zibibbo, per cioè il vino, anche il passito fanno, insomma, soltanto che purtroppo nell'agricoltura i giovani non si dedicano, a Serve parte manodopera. manodopera e anche saper lavorare nelle vigne, e questo è. Purtroppo i Voi giovani, tutti i giorni venite qua. quasi sempre, quando qua abbiamo altri terreni che coltiviamo uliveti, ortaggi, quando veniamo qui nelle vigne, L'agricoltura prima di tutto è passione, no? per me è passione. Piace guardare le cose che pianto, anche oltre le vigne, qua ho piantato pomodori, piselli, insomma. A parte che so quello che coltivo e quello che mangio, che in questi tempi è importante. Chilometro zero. Sì, no, chilometro. Buon lavoro. Grazie.